4-7 precipita sull'Oceano Pacifico. La gente volava in aria. I motori 1, 2 e 3 perdono spinta. L'aereo era fuori controllo e si sarebbe schiantato. In soli 2 minuti, il volo 006 della China Airlines precipita per ben 10 chilometri. Velocità! 270, 280, 290! L'aereo inizia a perdere pezzi mentre si avvicina al mare. Ho chiuso gli occhi. Pensavo di morire. Altitudine, 4.500 metri. 3.600. 3.000. Emergenza! Emergenza! Febbraio 1985. Un volo della China Airlines attraversa il Pacifico diretto a Los Angeles. A un'altitudine di 12.000 metri, vola verso un nuovo giorno. A bordo è mezzanotte passata. Mentre l'aereo viaggia sull'oceano con il pilota automatico, al comando ci sono 2 piloti di riserva. L'equipaggio principale, infatti, si concede qualche ora di riposo prima dell'atterraggio. Ma il comandante Ho è inquieto. Buongiorno. Anche se non è ancora ufficialmente in servizio, il comandante Ho ritorna in cabina. Vi faccio compagnia. Ma anche qualcun altro è sveglio. 2 amici, Sex Ancanio e Alex Knoll, hanno qualcosa da festeggiare. Come in prima classe. Oggi Sexan compie 30 anni. Fu un compleanno lunghissimo. Avevamo ancora altre 12 ore. Abbiamo bevuto champagne e festeggiato a 12.000 metri di altezza. Non capita tutti i giorni. Bill Peacock si trova in prima classe. Ha viaggiato in tutto il mondo per conto del governo americano. Era uno dei miei tanti viaggi di lavoro. Avevo un posto confortevole in prima classe. Ho letto un po', poi mi sono messo a dormire. L'aereo è ormai vicino alle coste della California. Buongiorno signore e signori, tra poco serviremo la colazione. Per chi volesse regolare l'orologio, in questo momento a Los Angeles sono le 7 del mattino. Dormito bene? Bene, grazie. Buongiorno capitano. Dopo una pausa di 5 ore l'equipaggio si riunisce in cabina di pilotaggio. Poco dopo l'aereo attraversa delle raffiche di vento. Signore e signori, è il vostro comandante. Stiamo attraversando una lieve turbolenza. Allacciate le cinture. Il pilota automatico è impostato per far volare l'aereo a 470 km orari. Ma poiché il vento è molto forte, è sempre più difficile mantenere questa velocità. Per l'equipaggio la situazione inizia a farsi più preoccupante. Il motore 4 ha poca potenza. C'è un problema con uno dei motori. Il tecnico di volo cerca di aumentarne la potenza. Ma il motore non risponde. Perdiamo velocità. In classe economica anche Sex Ancanio ha notato qualcosa. La luce sull'ala non lampeggia più. E allora? Mi era sembrato di aver visto una luce intermittente sulla punta dell'ala. Era a forma di cono. Ma poi, quando ho guardato di nuovo, la luce era sparita. Lì la luce c'è ancora. Tranquillo, amico. Siediti. Improvvisamente,
In cabina di pilotaggio la situazione peggiora. Problema al motore 4. Il quarto motore si ferma del tutto. Verificare procedure in caso di spegnimento del motore. Ma il problema al motore 4 non è una sorpresa. Durante il briefing prevolo, il comandante viene informato che il motore in questione ha subito alcune riparazioni. Che forse, però, non hanno eliminato il guasto. Forse riguarda la segnalazione che abbiamo avuto prima del decollo. Senza il quarto motore l'aereo continua a rallentare. Velocità 240. Richiedere altitudine inferiore. Auckland Center. Qui Dynasty 006. Richiediamo nuova altitudine. Dynasty 006, attendete. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. A questa altitudine c'è poco ossigeno ed è quindi molto difficile che il motore riparta. Non risponde. Mentre l'equipaggio cerca di riaccendere il motore, l'aereo inizia a virare lentamente a destra. Dynasty 006, FL240. Viriamo a destra, velocità 230. L'aereo continua a virare e a rallentare. C'è il pericolo che vada in stallo. State pronti, andiamo in picchiata. Sperando di aumentare la velocità, il comandante cerca di portare l'aereo in picchiata. Ma ogni mossa dell'equipaggio sembra inutile. L'aereo vira sempre di più. Dynasty 006, qui Auckland. Ricevete? Velocità 220. Viriamo a destra. Disattivo l'autopilota. Per la prima volta il comandante prende il controllo manuale del velivolo. Cerca di controllare i comandi, ma l'aereo entra in una fitta nube e non riesce a vedere l'orizzonte mentre cerca di raddrizzare il velivolo. Ho perso l'ADI. L'ADI non funziona. È fuori limite. Soltanto qualche minuto dopo che il quarto motore ha smesso di funzionare, il velivolo va improvvisamente in stallo e inizia a precipitare. La gente veniva sbalzata con violenza contro le pareti della cabina. Volava praticamente di tutto, persone, vassoi, cibo. Le valigie dalle cappelliere ci cadevano addosso. Si sentivano saltare i bulloni. Era come se dei proiettili colpissero l'esterno dell'aereo, cosa che nel mezzo dell'oceano era impossibile. Non sapevamo se saremmo sopravvissuti. Il volo 006 della China Airlines è fuori controllo e sta per schiantarsi in mare. Dynasty 006, mi sentite? I piloti sono sbalorditi dal bizzarro comportamento dell'aereo. I motori perdono potenza. Non rispondono. Dynasty 006, qui Auckland, ricevete? Velocità 270, 280. Dynasty 006, mi sentite? Nonostante i bruschi movimenti dell'aereo, il tecnico di volo cerca di riaccendere il motore 4. Non parte! La forza gravitazionale è così potente che il tecnico di volo rimane inchiodato ai comandi.
Dynasty 006, ricevete? Guarda. Il controllo traffico aereo di Oakland nota la brusca discesa dell'aereo, che in pochi secondi precipita di quasi 3.000 metri. Altitudine, 11.000 metri, 10.900, 10.600! In cabina regna il panico. Ho chiuso gli occhi. Pensavo di morire e che l'aereo esplodesse in aria. L'aereo sta per superare la sua velocità massima. BMO vicina! Mentre il 747 continua a precipitare tra le nuvole, all'improvviso la picchiata si interrompe. L'aereo si raddrizza e la forza gravitazionale cambia direzione. I passeggeri vengono schiacciati al suolo e il loro peso si quintuplica. A un certo punto mi ricordo di aver guardato un anziano signore cinese che sedeva dall'altro lato del corridoio. La sua faccia era tutta contorta. Era come se fosse una statua sdraiata su un fianco in un museo delle cere in preda a un incendio. Il suo volto era contorto in una smorfia. Mentre l'aereo rallenta, l'equipaggio cerca di riprendere il controllo. Velocità 180! Qui Oakland, mi sentite? Velocità 140! L'aereo continua a scendere, ma meno velocemente. Per l'equipaggio è un'ottima occasione per riprendere il controllo. Sapevo che eravamo in grave pericolo, perché a quel punto la forza gravitazionale aveva cambiato direzione. E invece che orizzontale, era diventata verticale e ci schiacciava contro i sedili. Mentre la velocità continua a diminuire, il tecnico di volo cerca di raggiungere le manette dei motori. Velocità 80 nodi! Ma i motori non rispondono. Non rispondono! I motori sono spenti! Dopo essere precipitato per 3.000 metri in soli 30 secondi, il Jumbo torna di nuovo in caduta libera. Ancora una volta i passeggeri vengono scaraventati con violenza verso il muso dell'aereo. L'aereo era completamente fuori controllo. Si sarebbe schiantato. Volavano oggetti da tutte le parti e i passeggeri venivano scaraventati da un lato all'altro. Era un po' come trovarsi a bordo di una nave senza timone, costretta a dondolare avanti e indietro in balia delle onde. Orrendo. In quel momento ho fatto pace con Dio. Mi sono detto, ho avuto una vita davvero meravigliosa. Se veramente deve finire tutto qui, io sono pronto. Altitudine 7.500. Velocità 290. Mentre l'aereo precipita, la velocità aumenta rapidamente. Dynasty 006. Nel frattempo, le sei diverse chiamate del controllo traffico aereo rimangono senza risposta. La violenza della discesa fa staccare il portellone del carrello d'atterraggio. In meno di un minuto, l'aereo scende di 6.000 metri. Tieniti! Uniamo le braccia! Ci siamo detti che ci volevamo bene. Poi abbiamo detto addio alle nostre mogli e lui continuava a ripetere che voleva che tutti i suoi beni andassero alla moglie. È stato allora che la forza gravitazionale ha cambiato direzione. Altitudine 4.500 metri! Non essendo visibile l'orizzonte, il comandante non sa come raddrizzare l'aereo. VMO superata! Ne può fare in modo che smetta di girare. Emergenza! Emergenza! Dopo essere precipitato per migliaia di metri, l'aereo finalmente esce dalle nuvole. Mentre precipitavamo,
Ho guardato fuori ed era come se avessi una lente di ingrandimento. Vedevo il mare avvicinarsi sempre di più, sempre più velocemente. Era incredibile. Credevamo di morire. Altitudine, 3600 metri! Mentre cerca di recuperare il controllo, il comandante Ho ha solo 30 secondi prima che l'aereo si schianti in mare. Vedo l'orizzonte! Altitudine, 3000 metri! Per la prima volta dall'inizio della discesa, il comandante può usare la linea dell'orizzonte come riferimento per addrizzare l'aereo. Ma mentre cerca di farlo, i passeggeri ne pagano le conseguenze. I loro corpi sono schiacciati contro i sedili a causa di un altro brusco cambio di direzione. La forza gravitazionale era fortissima. Peso 90 kg, ma in quel momento era come se fossero 500. Per l'aereo è una drammatica corsa contro il tempo. Abbiamo le EDI. Mentre l'aereo inizia finalmente a raddrizzarsi, gli indicatori di assetto tornano normali. Fatto più importante, così misteriosamente come si erano spenti, i tre motori si riaccendono. Motori 1, 2 e 3 in funzione. Il quarto negativo. Riaccendere il 4. Sì, comandante. Il tecnico di volo tenta di nuovo di accendere il motore 4 e questa volta... Si è acceso. Dopo diversi minuti di panico, l'aereo è tornato sotto controllo. Hanno salvato l'aereo, lo hanno tirato fuori da quella terribile acrobazia ad un'altitudine di 3000 metri. Sono usciti dalla foschia a 3500 metri e solo pochi centinaia di metri dopo sono riusciti a riportare l'aereo in posizione orizzontale. Signore e signori, è il vostro comandante. C'è qualche ferito? C'è un medico a bordo? L'uomo seduto dietro di me aveva sbattuto la testa e aveva la faccia sporca di sangue. Ad ogni modo, abbiamo continuato a volare e l'unica cosa che so è che in tutto l'aereo c'era un gran silenzio. Non parlava nessuno, si sentiva qua e là qualche lieve sussurro, perché ancora non sapevamo se saremmo sopravvissuti. Il volo è appena riapparso sul monitor. Ora a occuparsi del Dynasty 006 c'è il controllore Brian Campbell. Dynasty 006, Oakland Center, mi sentite? Avete il controllo dell'aereo? C'è stato un problema al motore. Si tratta di un'emergenza. Siamo a 2700 metri. Ricevuto, vi abbiamo sul radar. Oakland. Qui Dynasty 006. Tutto sotto controllo. Ricevuto. Ad appena 10 minuti dall'inizio dell'incidente, tutto sembra tornato normale. Richiediamo vetture per tornare in rotta. Non c'era nulla che potessi fare per aiutarli. Era lui il pilota, era lui che guidava l'aereo. Gli ho dato l'altitudine sicura a cui portarsi e una destinazione. Mi è sembrato che avesse il pieno controllo del velivolo. Dynasty 006, qui Oakland Center. Dichiarate emergenza? Volete deviare su San Francisco? Negativo. Condizioni normali ora. Proseguiamo per Los Angeles. L'aereo viene autorizzato a salire a 10.500 metri, ma si verifica un altro problema. Ricevuto. Comandante, il carrello è abbassato e bloccato. Può riportarlo su? Negativo. Nel sistema 1 non c'è fluido idraulico. Per qualche motivo il carrello di atterraggio è abbassato. Inoltre il circuito idraulico che permette il controllo del carrello ha una perdita. Controllo. Richiediamo autorizzazione a mantenere il livello di volo 270. Dynasty 006, qui Oakland Center. Ci sono feriti? Attendete. Le fa molto male?
La testa. Un passeggero è ferito gravemente e altri 20 hanno riportato tagli e contusioni. Controllo. Ci sono almeno 2 feriti a bordo. Dynasty 006, qui Oakland Center. Dichiarate emergenza. Volete deviare su San Francisco? Attendete. Oakland, qui Dynasty 006. Dichiariamo emergenza. Richiediamo rotta diretta su San Francisco. La pista di atterraggio era pronta. Era tutta per loro. Perciò non dovettero aspettare. Iniziarono subito le manovre di atterraggio. Dynasty 006, qui Oakland Center. Siete autorizzati. Potete scendere a discrezione del pilota. Ma a bordo non ci sono solo feriti. L'aereo stesso è stato gravemente danneggiato. Apparentemente gli equilibratori sul piano di coda, che consentono di controllare l'altitudine, non funzionano. Senza di essi, far atterrare l'aereo è estremamente difficile. Il problema è che stiamo parlando di un aereo molto grande che risponde ai comandi molto lentamente, con il rischio di schiantarsi in mare. C'è bisogno di grande sangue freddo. Il comandante Ho deve atterrare variando la potenza dei motori. Dopo aver tirato fuori l'aereo da una terrificante picchiata, se commette anche un solo errore, per il volo 006 potrebbe essere la fine. Sorvolammo la casa di Atherton, dove ero nato e avevo vissuto con i miei figli. Ho guardato giù e ho pensato, sembra fatto apposta. Se non ce la dovessi fare, se l'aereo esplodesse durante l'atterraggio, almeno avrei rivisto casa. Effettuò uno dei migliori atterraggi che abbia mai visto. Fu un touchdown perfetto. Signore e signori, è il comandante Ho. Augurandovi una buona permanenza, ci scusiamo per il volo un po' movimentato. Grazie di aver scelto la China Airlines. Ho pensato, è un eroe, ci ha salvato la vita. Allora non potevamo sapere di quanto eravamo precipitati. Pensavamo che fosse un eroe. Alla fine tutto era andato per il meglio. A terra è possibile vedere l'entità dei danni riportati dal velivolo. Ho visto questo apparecchio estremamente sofisticato ed enorme, più grande persino di molti palazzi, immobile sulla pista e con svariate parti mancanti. Pezzi interi del piano di coda erano stati strappati via come se il velivolo fosse entrato in un tornado. È un'esperienza che mi ha segnato molto. È evidente perché il comandante abbia avuto tanta difficoltà ad atterrare. Mancano vari pezzi della coda, strappati via dalla violenza della picchiata o andati distrutti quando il portellone del carrello di atterraggio si è staccato. Se il danno fosse stato più grave, l'equipaggio non avrebbe potuto recuperare il controllo. 20 passeggeri hanno riportato ferite lievi. Solo uno viene ricoverato, ma presto verrà dimesso. È stata evitata una tragedia. Ma che cosa è andato storto? L'NTSB, l'ente nazionale per la sicurezza dei trasporti statunitense, avvia un'indagine. Il registratore audio della cabina di pilotaggio, o CVR, viene mandato a Washington. Ma poiché è programmato per reincidere ogni 30 minuti, nulla rimane di quanto è accaduto durante la terribile discesa. Senza una registrazione vocale, dobbiamo ricostruire per quanto c'è possibile ciò che è avvenuto ed è stato detto in cabina di pilotaggio, avvalendoci degli altri dati di cui disponiamo. L'attività dei sistemi di volo è stata registrata da Flight Data Recorder, o FDR.
Ma gli investigatori hanno un altro problema. Durante la picchiata, l'FDR ha subito un'eccessiva sollecitazione che ha provocato delle interruzioni elettriche e quindi delle lacune nella registrazione. Le informazioni dell'FDR dovranno essere recuperate usando accurate tecniche di ricostruzione. Non è di certo un buon inizio per l'indagine. Gli investigatori, tuttavia, procedono con i dati di cui dispongono. I passeggeri e l'equipaggio affermano che poco prima dell'avaria al motore 4, l'aereo ha attraversato una turbolenza inaspettata. È stato questo a causare il guasto? Le mappe meteo satellitari rivelano, in effetti, la presenza di una forte turbolenza sul Pacifico, ma non abbastanza intensa da causare un'avaria al motore. I quattro motori dell'aereo vengono sottoposti a controlli tecnici, ma persino dopo la tremenda picchiata vengono trovati in buono stato. Tuttavia, visti i suoi precedenti problemi, al motore 4 viene riservata un'indagine più accurata. C'era un'anomalia a uno dei motori. Credevano che si fosse incendiato o che in ogni caso fosse gravemente danneggiato. Viene misurata l'usura di una guarnizione di una piccola valvola del motore. Il deterioramento è minimo, ma sufficiente a ridurre il normale flusso del carburante nel motore 4. Il motore 4 ha poca potenza. Gli investigatori arrivano a determinare che a 12.000 metri il motore numero 4 ha veramente erogato minore potenza del normale. Le schede di manutenzione dell'aereo rivelano che la settimana prima il motore 4 era stato riparato due volte. Forse le riparazioni non avevano risolto del tutto il problema, provocando l'incidente. L'NTSB ricostruisce nel dettaglio la storia della manutenzione del motore. Forse riguarda la segnalazione che abbiamo avuto prima del decollo. Ma dopo settimane di indagini, l'NTSB conclude che non era necessario sostituire il motore. Tutte le riparazioni erano state fatte correttamente. La causa dell'incidente quindi non è stata un'avaria al motore. E anche senza un motore l'aereo non avrebbe dovuto trovarsi in pericolo immediato. Motore 4 fuori uso. Un 747 è progettato per volare anche solo con tre motori. La perdita di potenza di un aereo con quattro motori è un problema minore. L'aereo, infatti, può essere facilmente rimesso in assetto e viaggiare con tre motori senza alcuna difficoltà. Viriamo a destra. Velocità 230. In quelle condizioni un 747 è sicuramente in grado di volare. Come è ovvio, non è altrettanto efficiente perché ha questa specie di grossa zavorra che non produce alcuna spinta, ma per il resto è perfettamente in grado di volare. Controllare procedure in caso di spegnimento del motore. D'accordo. Ci sono delle procedure standard da seguire in caso di spegnimento di uno dei motori, ma l'equipaggio decide di non applicarle e invece di scendere di quota tentano di riaccendere subito il motore. Riaccendere il motore 4. Sì, comandante. L'aereo era ancora troppo in alto. Si dovrebbe provare a riaccendere il motore solo al di sotto dei 9.000 metri e loro erano a 12.000 metri. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che non abbiamo applicato le normali procedure di riaccensione. Come si sa, infatti, a quell'altitudine è molto improbabile che un tentativo di riaccensione vada a buon fine. Negativo. Questo errore, però, non basta a giustificare una perdita di controllo dell'aereo. Ma come può un problema gestibile trasformarsi quasi in una tragedia? Ho perso l'ADI. E i DI guasti! Siamo fuori limite! Per avere maggiori informazioni su quanto è accaduto, gli investigatori interrogano l'equipaggio. Il comandante ha detto che aveva perso l'ADI. Poi ho visto che anche quello di riserva superava il limite. L'equipaggio informa gli investigatori che gli ADI, o orizzonti artificiali, non funzionavano. Guardando gli indicatori, devono aver commentato. Non è possibile. Qui deve esserci un errore. Devono essere guasti.
Gli orizzonti artificiali indicavano una posizione così inverosimile che l'unica spiegazione possibile era che fossero andati in avaria. Era una posizione troppo assurda. Ma quando gli ADI vengono analizzati dall'NTSB, risultano perfettamente normali. Quando abbiamo iniziato a virare a destra, il motore 4 era già spento. Poi, quando abbiamo iniziato a precipitare, sono andati in avaria anche gli altri tre. Avaria anche agli altri motori! Gli investigatori sono ancora più confusi quando l'equipaggio afferma che tutti i motori sono andati in avaria. Non rispondono! Infatti, ad eccezione del quarto motore, l'FDR indica che gli altri tre hanno funzionato durante l'intero volo. Accensione negativa! Se tutti i motori avessero smesso di funzionare, ci sarebbero stati molti altri problemi, come la depressurizzazione della cabina. Motori 1, 2 e 3 ripartiti. Poi, quando siamo scesi di altitudine, i motori 1, 2 e 3 sono ripartiti. E siamo riusciti ad accendere anche il quarto. Motore 4 ripartito! Dopo una discesa a mozzafiato, l'equipaggio ha di nuovo recuperato il controllo dell'aereo. Ma per gli investigatori è ancora un mistero. La storia raccontata dall'equipaggio non combacia con le prove rinvenute. Dopo mesi di indagini, la squadra dell'NTSB mette insieme una ricostruzione di quella che poteva diventare una catastrofe aerea nel Pacifico. Il documento include le registrazioni dell'FDR, gli interrogatori e le comunicazioni con il controllo traffico aereo. Al lavoro ultimato c'è solo una conclusione. A parte un problema con una piccola valvola, prima che precipitasse, il 747 non aveva nessuna avaria. In realtà sono state proprio le decisioni dell'equipaggio a fare in modo che l'aereo stesse per schiantarsi. Poco dopo le 10 del mattino il motore 4 inizia a perdere potenza. Il motore 4 perde spinta. Il tecnico di volo tenta di risolvere il problema. Ma gli investigatori scoprono che non prende una delle misure più importanti in questi casi. Infatti lascia aperta la valvola di sfiato del motore. Questa valvola lascia entrare aria dall'esterno per contribuire al raffreddamento del velivolo. Ma se il motore si spegne, la valvola deve restare chiusa affinché questo utilizzi tutta l'aria disponibile per ripartire. Mi sorprende che il tecnico di volo non abbia chiuso la valvola di sfiato. A mio avviso, la ragione più plausibile è che non si aspettava che gli venisse chiesto di riaccendere il motore a 12.000 metri. Così, quando il comandante gli ha detto di provare a riaccenderlo, lui è stato preso alla sprovvista trattandosi di una richiesta alquanto insolita, ed è per questo che non ha pensato a chiudere la valvola. Così facendo, non c'è verso che il motore si riaccenda. Inconsapevolmente, il tecnico di volo ha commesso un grave errore. Il motore 4 perde ogni possibilità di riaccendersi. Perdiamo velocità. Avendo maggiore spinta sull'ala sinistra che sulla destra, l'aereo della China Airlines inizia a virare. Per evitare che l'aereo virasse a destra, la cosa da fare era azionare il timone. In questo modo si sarebbe prodotta una forza che, per così dire, avrebbe eliminato lo squilibrio fra i motori. Ma invece di regolare il timone, il comandante lascia che a continuare a guidare l'aereo sia il pilota automatico. Ma quest'ultimo non è progettato per muovere il timone. Può solo regolare gli alettoni e gli spoiler sulle ali dell'aereo. Ma questi non sono abbastanza forti da eliminare lo squilibrio a cui è sottoposto l'aereo. Senza l'aiuto del timone, la virata si fa sempre più stretta. Si sarà scordato che l'autopilota non comanda il timone e che non è esattamente in grado di guidare un aereo come farebbe un essere umano. Motore 4 guasto. Gli investigatori scoprono che anche dopo il guasto al motore 4, il comandante Ho continua a lasciare inserito il pilota automatico. Non assume il controllo totale del velivolo.
ne regola il timone con il piede sinistro. Velocità 240. Non ha usato il timone per compensare la mancanza di spinta nel motore di destra. L'aereo ha iniziato a perdere velocità e una cosa tira l'altra, alla fine in realtà è stato proprio quello il piccolo errore che ha scatenato tutto, il fatto di non aver schiacciato il pedale del timone. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. Invece di assumere i comandi dell'aereo, il comandante sembra concentrato solo sul guasto al motore, un problema che il tecnico di volo potrebbe gestire da solo. Negativo. È fondamentale che ci si concentri sulla guida dell'aereo, ma succede continuamente che l'equipaggio si focalizzi su un qualche problema del sistema. In questo caso si tratta di un'avaria al motore, ma potrebbe essere qualsiasi altro guasto. E se tutto l'equipaggio si concentra su quello e nessuno si preoccupa di volare, allora non sono pronti a far fronte a una qualsiasi emergenza che si possa presentare. L'aereo attraversa una fase critica. Sta per girarsi su un fianco ed entrare in picchiata. L'NTSB crede che il comandante si sia concentrato sull'indicatore di velocità, ma che a quanto pare non abbia prestato la giusta attenzione all'orizzonte artificiale. Questo strumento lo avrebbe avvisato che l'aereo iniziava a virare a destra in modo preoccupante. Si sono concentrati solo su una parte del problema e hanno perso la visione di insieme. E quando questo è successo, apparentemente hanno perso una parte molto importante degli strumenti di volo, ovvero il radar. Tu guardi tutti gli strumenti principali uno dopo l'altro e qualunque cosa accada, continui ad osservarli costantemente. Durante la picchiata, l'aereo attraversa delle fitte nubi. Non vedendo l'orizzonte, l'equipaggio deve fare affidamento sugli strumenti per raddrizzare l'aereo. Ho perso l'ADI. Ma gli investigatori sostengono che i membri dell'equipaggio, perso ogni riferimento, si erano convinti che gli strumenti non funzionassero. Molto semplicemente non si sono fidati di quello che vedevano e hanno pensato di aver perso gli strumenti di assetto. Ma non era così. L'aereo si stava imbarcando in una manovra acrobatica. Forse se i tre membri dell'equipaggio hanno pensato che tutti gli indicatori di assetto fossero andati in avaria contemporaneamente, è perché indicavano una posizione tanto assurda che non sembrava corrispondere a nessun possibile movimento dell'aereo. Questo infatti si è rovesciato e poi è andato in picchiata. Ed è una cosa che di solito i Boeing 747 non fanno. Mentre l'aereo inizia a precipitare verso il mare, viene commesso un altro errore di valutazione. Anche l'altro ADI era quasi al limite. Durante gli interrogatori, il tecnico di volo afferma che anche gli altri tre motori hanno avuto un guasto. Scendevamo in fretta e anche i motori 1, 2 e 3 si sono fermati. Ma l'FDR mostra che in realtà erano ancora funzionanti. Nel momento più critico il tecnico commette un errore gravissimo. I motori perdono spinta! L'indagine rivela che in effetti, durante la picchiata, la spinta dei motori si era ridotta drasticamente. Ma la causa non era una avaria. Le manette dei motori erano state spostate in posizione idle, nel tentativo di rallentare la furiosa discesa. Ma nella confusione il tecnico di volo non lo aveva notato. È facile immaginare perché il tecnico di volo possa essersi confuso se non aveva visto il comandante spostare le manette dei motori in posizione idle. Con tutta probabilità avrà pensato che la cosa fosse un problema e non intenzionale. Inoltre, gli investigatori credono di sapere perché i motori non hanno risposto rapidamente quando il tecnico di volo ha cercato di aumentarne la potenza. A 9.000 metri il freddo non lo consente. Non rispondono! Il tecnico di volo, invece, deve averla ritenuta un'ulteriore prova che i motori erano guasti. L'NTSB scopre che il quadro controllo motori dietro di lui indicava che erano tutti e tre perfettamente funzionanti. Accensione negativa! Ma la forza gravitazionale è così forte che l'uomo non riesce a guardare indietro.
Dopo mesi di accurate ricostruzioni, gli investigatori credono di aver capito cosa sia avvenuto all'interno della cabina di pilotaggio del volo 006 della China Airlines. Ma ciò che non capiscono è il perché. Vengono esaminate le cartelle cliniche dell'equipaggio. C'è qualcosa nel comandante che possa spiegare un comportamento così bizzarro? Non emerge nulla. Non erano tre allievi piloti alle prime armi su un 747. Avevano alle spalle migliaia di ore di volo. Com'è possibile allora che abbiano commesso così tanti errori fondamentali? Gli investigatori trovano le risposte nelle ore precedenti all'incidente. Scoprono infatti un potenziale pericolo che colpisce i piloti in tutto il mondo. Gli investigatori decidono di esaminare tutti i fattori che incidono sul comportamento umano, includendo anche un nuovo campo di ricerca. Per la prima volta in un rapporto, il bioritmo è stato preso seriamente in considerazione come possibile spiegazione del perché un comandante esperto non abbia notato cose che ad altri piloti sarebbero apparse ovvie, come ad esempio il fatto che il suo aereo era impegnato ad allinearsi mentre lui tentava di risolvere un problema al motore. Nonostante il comandante Ho abbia avuto 15 ore di riposo previste prima del decollo, gli investigatori dell'NTSB indagano più a fondo sui suoi orari di lavoro prima del volo. Non credo che fossi stanco. Ma non posso neanche dire di aver dormito bene. Questo incidente è avvenuto a quelle che sarebbero state le 2 del mattino, ora locale. Ed è molto significativo. La maggior parte delle persone dorme a quell'ora. Perciò l'incidente è accaduto in un momento in cui, secondo il suo orologio interno, il suo sonno sarebbe stato più profondo. Ricordo anche che disse di essersi riposato per 5 ore, ma che aveva dormito solo 2 ore. Ma l'altra cosa che mi è rimasta impressa del suo interrogatorio è quando ha detto: non si dorme mai bene su un aereo. Un comandante non dorme mai bene. Ho lavorato per questa compagnia per molti anni. Non ho mai avuto questo problema. Sembra un'affermazione vera. È difficile riuscire a farsi una bella dormita su un aereo, in modo particolare se sei la persona al comando, come lo era lui. Perciò, tutto sommato, abbiamo concluso che si trattava di un equipaggio qualificato, esperto, e che i loro ritmi di lavoro a turni avrebbero avuto effetti negativi sulla loro concentrazione. Con 6 voli nei 6 giorni precedenti, il comandante Ho ha coperto un totale di 18 fusi orari. Vi faccio compagnia. Gli investigatori suggeriscono quindi che la causa dell'incidente possa essere stata il jet lag. E credo che tutti questi fattori abbiano certamente contribuito a ridurre in quel momento le sue capacità di pilota. Gli investigatori esaminano anche il dispositivo che aiuta il pilota nella percorrenza di lunghe tratte. Controllare procedure in caso di spegnimento del motore. Sì, comandante. Abbiamo delle persone in cabina di pilotaggio perché crediamo che in circostanze che nessuno può prevedere, l'essere umano può reagire in modo creativo, può risolvere un problema che nessuno aveva previsto in tempo reale. Una macchina invece non può risolvere problemi a cui nessuno aveva pensato prima, come farebbe una persona. L'NTSB conclude che, forse affaticato dal volo e annoiato dalla monotonia dei suoi compiti, viriamo a destra. Disattivo l'autopilota. Il comandante ha disattivato il pilota automatico troppo tardi e ha esitato prima di prendere il controllo diretto fidandosi dei sistemi. Ovviamente si è trattato di errore umano. L'equipaggio non ha agito come avrebbe dovuto. In seguito alla scampata tragedia del volo della China Airlines e ad altri incidenti simili, i costruttori di aerei hanno iniziato a rivedere la progettazione dei loro sistemi automatizzati.
Il concetto di automazione si fonda sull'idea di aiutare le persone a fare il loro lavoro, aiutare il pilota a portare un aereo da un aeroporto all'altro. La Boeing si è servita di questo specifico incidente per affermare con forza che è necessario che l'equipaggio abbia la piena autorità di muovere i comandi, per quanto sia fisicamente possibile, e per governare l'aereo, anche se questo può danneggiarlo. Perché tutto ciò è molto meglio che limitare l'autorità del pilota, inducendolo a chiedersi chi sia al comando, lui o il computer. Ma qualunque errore sia stato commesso, alla fine l'equipaggio è riuscito a portare a termine il suo compito. Hanno fatto un lavoro straordinario con l'avvicinamento. Hanno cercato di proteggere il più possibile l'aereo. Sapevano che era stato danneggiato, ma non sapevano quanto. Sono stati estremamente accorti con le manovre, facendo in modo che il velivolo non riportasse altri danni al momento dell'atterraggio. La cosa veramente importante che hanno fatto è stato salvare l'aereo. E in linea di principio è quello che devi cercare di fare quando accade qualcosa al tuo aereo. Devi salvare i passeggeri e l'aereo, ed è proprio quello che hanno fatto. Come si fa a dimenticare un'esperienza simile? Potevo morire. Sono stato fortunato. Forse non era ancora arrivata la mia ora. Il pilota ci ha salvato. Prima ci ha messo nei guai, ma poi ci ha tirato fuori. E forse c'è stato un altro eroe quel giorno. Il Boeing 747 stesso. È stato sottoposto a uno sforzo e a manovre che hanno messo a dura prova i suoi limiti. Eppure, nonostante tutto, è sopravvissuto, garantendo un atterraggio sicuro. Precipita sull'Oceano Pacifico. La gente volava in aria. I motori 1, 2 e 3 perdono spinta. L'aereo era fuori controllo e si sarebbe schiantato. In soli due minuti, il volo 006 della China Airlines precipita per ben 10 chilometri. Velocità! 270, 280, 290! L'aereo inizia a perdere pezzi mentre si avvicina al mare. Ho chiuso gli occhi. Pensavo di morire. Altitudine, 4.500 metri. 3.600. 3.000. Emergenza! Emergenza! Febbraio 1985. Un volo della China Airlines attraversa il Pacifico diretto a Los Angeles. A un'altitudine di 12.000 metri, vola verso un nuovo giorno. A bordo è mezzanotte passata. Mentre l'aereo viaggia sull'oceano con il pilota automatico, al comando ci sono due piloti di riserva. L'equipaggio principale, infatti, si concede qualche ora di riposo prima dell'atterraggio. Ma il comandante Ho è inquieto. Buongiorno. Anche se non è ancora ufficialmente in servizio, il comandante Ho ritorna in cabina. Vi faccio compagnia.
Ma anche qualcun altro è sveglio. Due amici, Sex Ancanio e Alex Knoll, hanno qualcosa da festeggiare. Come in prima classe. Oggi Sexan compie 30 anni. Fu un compleanno lunghissimo. Avevamo ancora altre 12 ore. Abbiamo bevuto champagne e festeggiato a 12.000 metri di altezza. Non capita tutti i giorni. Bill Peacock si trova in prima classe. Ha viaggiato in tutto il mondo per conto del governo americano. Era uno dei miei tanti viaggi di lavoro. Avevo un posto confortevole in prima classe. Ho letto un po', poi mi sono messo a dormire. L'aereo è ormai vicino alle coste della California. Buongiorno, signore e signori. Tra poco serviremo la colazione. Per chi volesse regolare l'orologio, in questo momento a Los Angeles sono le 7 del mattino. Dormito bene? Bene, grazie. Buongiorno, capitano. Dopo una pausa di 5 ore, l'equipaggio si riunisce in cabina di pilotaggio. Poco dopo, l'aereo attraversa delle raffiche di vento. Signore e signori, è il vostro comandante. Stiamo attraversando una lieve turbolenza. Allacciate le cinture. Il pilota automatico è impostato per far volare l'aereo a 470 km orari. Ma poiché il vento è molto forte, è sempre più difficile mantenere questa velocità. Per l'equipaggio la situazione inizia a farsi più preoccupante. Il motore 4 ha poca potenza. C'è un problema con uno dei motori. Il tecnico di volo cerca di aumentarne la potenza. Ma il motore non risponde. Perdiamo velocità. In classe economica anche Sex Ancanio ha notato qualcosa. La luce sull'ala non lampeggia più. E allora? Mi era sembrato di aver visto una luce intermittente sulla punta dell'ala. Era a forma di cono. Ma poi, quando ho guardato di nuovo, la luce era sparita. Lì la luce c'è ancora. Tranquillo, amico. Siediti. Improvvisamente, in cabina di pilotaggio la situazione peggiora. Problema al motore 4. Il quarto motore si ferma del tutto. Verificare procedure in caso di spegnimento del motore. Ma il problema al motore 4 non è una sorpresa. Durante il briefing prevolo, il comandante viene informato che il motore in questione ha subito alcune riparazioni. Che forse, però, non hanno eliminato il guasto. Forse riguarda la segnalazione che abbiamo avuto prima del decollo. Senza il quarto motore l'aereo continua a rallentare. Velocità 240. Richiedere altitudine inferiore. Oakland Center. Qui Dynasty 006. Richiediamo nuova altitudine. Dynasty 006, attendete. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. A questa altitudine c'è poco ossigeno ed è quindi molto difficile che il motore riparta. Non risponde. Mentre l'equipaggio cerca di riaccendere il motore, l'aereo inizia a virare lentamente a destra. Dynasty 006, FL 240. Viriamo a destra, velocità 230. L'aereo continua a virare e a rallentare. C'è il pericolo che vada in stallo. State pronti, andiamo in picchiata. Sperando di aumentare la velocità, il comandante cerca di portare l'aereo in picchiata. Ma ogni mossa dell'equipaggio sembra inutile. L'aereo vira sempre di più. Dynasty 006. Qui Oakland. Ricevete? Velocità 220. Viriamo a destra. Disattivo l'autopilota.
Per la prima volta il comandante prende il controllo manuale del velivolo. Cerca di controllare i comandi, ma l'aereo entra in una fitta nube e non riesce a vedere l'orizzonte mentre cerca di raddrizzare il velivolo. Ho perso l'ADI. L'ADI non funziona. È fuori limite. Soltanto qualche minuto dopo che il quarto motore ha smesso di funzionare, il velivolo va improvvisamente in stallo e inizia a precipitare. La gente veniva sbalzata con violenza contro le pareti della cabina. Volava praticamente di tutto, persone, vassoi, cibo. Le valigie dalle cappelliere ci cadevano addosso. Si sentivano saltare i bulloni. Era come se dei proiettili colpissero l'esterno dell'aereo, cosa che nel mezzo dell'oceano era impossibile. Non sapevamo se saremmo sopravvissuti. Il volo 006 della China Airlines è fuori controllo e sta per schiantarsi in mare. Dynasty 006, mi sentite? I piloti sono sbalorditi dal bizzarro comportamento dell'aereo. I motori perdono potenza. Champagne è festeggiato a 12.000 metri di altezza. Non capita tutti i giorni. Bill Peacock si trova in prima classe. Ha viaggiato in tutto il mondo per conto del governo americano. Era uno dei miei tanti viaggi di lavoro. Avevo un posto confortevole in prima classe. Ho letto un po', poi mi sono messo a dormire. L'aereo è ormai vicino alle coste della California. Buongiorno, signore e signori. Tra poco serviremo la colazione. Per chi volesse regolare l'orologio, in questo momento a Los Angeles sono le 7 del mattino. Dormito bene? Bene, grazie. Buongiorno, capitano. Dopo una pausa di 5 ore, l'equipaggio si riunisce in cabina di pilotaggio. Poco dopo, l'aereo attraversa delle raffiche di vento. Signore e signori, è il vostro comandante. Stiamo attraversando una lieve turbolenza. Allacciate le cinture. Il pilota automatico è impostato per far volare l'aereo a 470 km orari. Ma poiché il vento è molto forte, è sempre più difficile mantenere questa velocità. Per l'equipaggio la situazione inizia a farsi più preoccupante. Il motore 4 ha poca potenza. C'è un problema con uno dei motori. Il tecnico di volo cerca di aumentarne la potenza. Ma il motore non risponde. Perdiamo velocità. In classe economica, anche Sex and Canio ha notato qualcosa. La luce sull'ala non lampeggia più. E allora? Mi era sembrato di aver visto una luce intermittente sulla punta dell'ala. Era a forma di cono. Ma poi, quando ho guardato di nuovo, la luce era sparita. Lì la luce c'è ancora. Tranquillo, amico. Siediti. Improvvisamente, in cabina di pilotaggio la situazione peggiora. Problema al motore 4. Il quarto motore si ferma del tutto. Verificare procedure in caso di spegnimento del motore. Ma il problema al motore 4 non è una sorpresa. Durante il briefing prevolo, il comandante viene informato che il motore in questione ha subito alcune riparazioni. Che forse, però, non hanno eliminato il guasto. Forse riguarda la segnalazione che abbiamo avuto prima del decollo.
Senza il quarto motore l'aereo continua a rallentare. Velocità 240. Richiedere altitudine inferiore. Auckland Center. Qui Dynasty 006. Richiediamo nuova altitudine. Dynasty 006, attendete. Riaccendere motore 4. Sì, comandante. A questa altitudine c'è poco ossigeno ed è quindi molto difficile che il motore riparta. Non risponde. Mentre l'equipaggio cerca di riaccendere il motore, l'aereo inizia a virare lentamente a destra. Dynasty 006, FL 240. Viriamo a destra, velocità 230. L'aereo continua a virare e a rallentare. C'è il pericolo che vada in stallo. State pronti, andiamo in picchiata. Sperando di aumentare la velocità, il comandante cerca di portare l'aereo in picchiata. Ma ogni mossa dell'equipaggio sembra inutile. L'aereo vira sempre di più. Dynasty 006, qui Oakland. Ricevete? Velocità 220, viriamo a destra. Disattivo l'autopilota. Per la prima volta il comandante prende il controllo manuale del velivolo. Cerca di controllare i comandi, ma l'aereo entra in una fitta nube e non riesce a vedere l'orizzonte mentre cerca di raddrizzare il velivolo. Ho perso l'ADI. L'ADI non funziona. È fuori limite. Soltanto qualche minuto dopo che il quarto motore ha smesso di funzionare, il velivolo va improvvisamente in stallo e inizia a precipitare. La gente veniva sbalzata con violenza contro le pareti della cabina. Volava praticamente di tutto, persone, vassoi, cibo. Un 747 precipita sull'Oceano Pacifico. La gente volava in aria. I motori 1, 2 e 3 perdono spinta. L'aereo era fuori controllo e si sarebbe schiantato. In soli due minuti, il volo 006 della China Airlines precipita per ben 10 chilometri. Velocità 270, 280, 290. L'aereo inizia a perdere pezzi mentre si avvicina al mare. Ho chiuso gli occhi. Pensavo di morire. Altitudine, 4.500 metri. 3.600. 3.000. Emergenza! Emergenza! Febbraio 1985. Un volo della China Airlines attraversa il Pacifico diretto a Los Angeles. A un'altitudine di 12.000 metri, vola verso un nuovo giorno. A bordo è mezzanotte passata. Mentre l'aereo viaggia sull'oceano con il pilota automatico, al comando ci sono due piloti di riserva. L'equipaggio principale, infatti, si concede qualche ora di riposo prima dell'atterraggio. Ma il comandante Ho è inquieto. Buongiorno.
Anche se non è ancora ufficialmente in servizio, il comandante Ho ritorna in cabina. Vi faccio compagnia. Ma anche qualcun altro è sveglio. Due amici, Sex Ancanio e Alex Knoll, hanno qualcosa da festeggiare. Come in prima classe. Oggi Sexan compie 30 anni. Fu un compleanno lunghissimo. Avevamo ancora altre 12 ore. Abbiamo bevuto tutta contorta. Era come se fosse una statua sdraiata su un fianco in un museo delle cere in preda a un incendio. Il suo volto era contorto in una smorfia. Mentre l'aereo rallenta, l'equipaggio cerca di riprendere il controllo. Velocità 180. Qui Oakland, mi sentite? Velocità 140. L'aereo continua a scendere, ma meno velocemente. Per l'equipaggio è un'ottima occasione per riprendere il controllo. Sapevo che eravamo in grave pericolo, perché a quel punto la forza gravitazionale aveva cambiato direzione. E invece che orizzontale, era diventata verticale e ci schiacciava contro i sedili. Mentre la velocità continua a diminuire, il tecnico di volo cerca di raggiungere le manette dei motori. Velocità 80 nodi! Ma i motori non rispondono. Non rispondono! I motori sono spenti! Dopo essere precipitato per 3.000 metri in soli 30 secondi, il Jumbo torna di nuovo in caduta libera. Ancora una volta i passeggeri vengono scaraventati con violenza verso il muso dell'aereo. L'aereo era completamente fuori controllo. Si sarebbe schiantato. Volavano oggetti da tutte le parti e i passeggeri venivano scaraventati da un lato all'altro. Era un po' come trovarsi a bordo di una nave senza timone, costretta a dondolare avanti e indietro in balia delle onde. Orrendo. In quel momento ho fatto pace con Dio. Mi sono detto, ho avuto una vita davvero meravigliosa. Se veramente deve finire tutto qui, io sono pronto. Altitudine 7500. Velocità 290. Mentre l'aereo precipita, la velocità aumenta rapidamente. Dynasty 006. Nel frattempo, le sei diverse chiamate del controllo traffico aereo rimangono senza risposta. La violenza della discesa fa staccare il portellone del carrello d'atterraggio. Le valigie dalle cappelliere ci cadevano addosso. Si sentivano saltare i bulloni. Era come se dei proiettili colpissero l'esterno dell'aereo, cosa che nel mezzo dell'oceano era impossibile. Non sapevamo se saremmo sopravvissuti. Il volo 006 della China Airlines è fuori controllo e sta per schiantarsi in mare. Dynasty 006, mi sentite? I piloti sono sbalorditi dal bizzarro comportamento dell'aereo. I motori perdono potenza! Non rispondono! Dynasty 006, qui Oakland, ricevete? Velocità 270, 280! Dynasty 006, mi sentite? Nonostante i bruschi movimenti dell'aereo, il tecnico di volo cerca di riaccendere il motore 4. Non parte! La forza gravitazionale è così potente che il tecnico di volo rimane inchiodato ai comandi.
Dynasty 006, ricevete? Guarda. Il controllo traffico aereo di Oakland nota la brusca discesa dell'aereo. E in pochi secondi precipita di quasi 3.000 metri. Altitudine, 11.000 metri, 10.900, 10.600! In cabina regna il panico. Ho chiuso gli occhi. Pensavo di morire e che l'aereo esplodesse in aria. L'aereo sta per superare la sua velocità massima. BMO vicina! Mentre il 747 continua a precipitare tra le nuvole, all'improvviso la picchiata si interrompe. L'aereo si raddrizza e la forza gravitazionale cambia direzione. I passeggeri vengono schiacciati al suolo e il loro peso si quintuplica. A un certo punto mi ricordo di aver guardato un anziano signore cinese che sedeva dall'altro lato del corridoio. La sua faccia era...